32esimo Memorial dalla Chiesa, siamo con Paolo Setti Carraro in rappresentanza della Fondazione Setti Carraro dalla Chiesa, che si occupa delle malattie croniche dell'infanzia. Un suo pensiero sul Memorial, visto che la sua famiglia ovviamente è molto legata a questo evento? Sì, per me è il primo anno. Nel 92 cominciò la mamma, poi Gianni dopo la morte della mamma ha seguito diciamo tutti i Memorial fino ad oggi. Oggi Gianni è piuttosto malato e quindi sono venuto io al suo posto. Direi che è affascinante il mondo dei cavalli, è affascinante il ricordo del Memorial per l'importanza, per la fedeltà che lega il Memorial, il ricordo di Emanuele Caralberto e Domenico Russo e il mondo dei cavalli. Emanuela, come sappiamo, era legata all'ippoterapia, ha fatto del cavallo uno strumento, diciamo, terapeutico, e a suo tempo aprì a Milano il primo gruppo, il primo centro di ipoterapia. Quindi diciamo, c'è un filo che lega tutte queste esperienze e che ci rende molto orgogliosi e molto contenti.